questo è uno dei risultati del lavoro di gruppo in questa area specializzata. E Mara mi parlava di un ambiente di lavoro estremamente stimolante. Sì, decisamente. Grazie anche al professor Crespi. Grazie al professor Crespi che ci segue, ci stimola da tantissimi punti di vista. No, penso che sia un ambiente molto particolare all'interno della realtà italiana. Nel senso che svolgere un dottorato in Italia è un po' un rischio, sì, perché l'Italia non è un paese che investe così tanto nella ricerca. Però, insomma, fare ricerca in un ambiente come questo, dove ci stanno collaborazioni con tanti paesi esteri e dove ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da scoprire e dove lavorano persone che amano quello che fanno, perché quello che forse spinge noi a stare qui tutti i giorni è proprio l'amore per la ricerca e l'amore per il lavoro che facciamo. Quindi io sono contenta di stare qui, di essere cresciuta qua dentro, però mi rendo conto che è un ambiente davvero particolare rispetto alla realtà italiana più comune. Quindi è stata una fortuna quello di aver trovato questo ambiente. Però era anche necessario riconoscerlo, questo ambiente. Certo. Perché altrimenti la fortuna non veniva, diciamo, colta. Assolutamente. Infatti. E quindi c'è una metodologia particolare che è dettata soprattutto dalla curiosità, quello che mi diceva il professor Crespi. Sì, diciamo, il punto di partenza è essenzialmente solo quello, quindi di essere curiosi, di essere attenti a quello che potrei dire bolle in pentola, soprattutto a livello internazionale, cercare di osservarlo un aspetto ad alcune questioni possano essere posti problemi nuovi, perché come io ripeto molto spesso, la cosa più difficile nello sviluppare un'attività di tipo scientifico, appunto, scientifico tecnologico, siamo in una facoltà di ingegneria, quindi la ricerca raramente è solo una ricerca di tipo puro, non è tanto trovare soluzioni, quanto porre in una maniera chiara problemi. Poi certo, nel momento in cui i problemi sono posti, si deve anche individuare, non è che sempre io chiamo, la linea di attacco corretta, nel senso che bisogna girare attorno al problema, possibilmente conoscerlo in un modo sufficientemente approfondito e poi decidere da che parte attaccarlo. Ecco, io penso che la fortuna che abbiamo qua dentro è che diciamo, sia sempre molto sviluppato il brainstorming comune, cioè non ci sono, per così dire, gerarchie, ognuno può dire quello che vuole. Io spesso dico delle cose non corrette e fortunatamente la mia più grande soddisfazione è di avere attorno delle persone che mi correggono, ecco, e da questo processo di correzione diciamo comune poi nascono, diciamo, le idee e le metodologie che poi portano a qualcosa di interessante, di molto semplice. Che cosa servirebbe oggi per rilanciare i fasti che avevamo un tempo nella ricerca scientifica e tecnologica? È una domanda un po' retorica. Da un lato forse la cosa che servirebbe di più è semplicemente che il nostro paese credesse nella cultura, cioè perché penso che quella sia la molla essenziale, cioè il fatto che, ma in questo caso io parlo di cultura in senso lato, non solo cultura di tipo tecnico-scientifico, ma cultura con la C maiuscola. Il capire che l'investimento nella cultura
sia in realtà un investimento necessariamente a medio e lungo termine, e che però sia solo all'interno di questo investimento il futuro di una nazione moderna, penso che sia diciamo, la premessa fondamentale. Da questa poi discendono altre, ovvero da un lato l'investimento pubblico, dall'altro oserei dire anche l'investimento privato, perché noi purtroppo ci troviamo in una, purtroppo per fortuna, ecco, bisognerebbe vedere il lato positivo della questione, ci troviamo in una realtà nazionale in cui prevale di gran lunga la piccola e media industria, che in fondo è anche la nostra forza, ecco. Il problema è che per la piccola e media industria spesso diventa oneroso avere un'attività di investimento tecnico-scientifico, perché ovviamente i capitali spesso sono ridotti. Da questo punto di vista ci dovrebbe essere una politica industriale nazionale che supporta molto l'investimento della piccola e media industria, perché le nostre principali punte di diamante sono veramente nella piccola e media industria, le idee più brillanti stanno lì dentro. Se ci fosse, diciamo, più stimolo al collegamento, ad esempio un'iniziativa interessante sono i cosiddetti parchi tecnologici, che dovrebbero essere molto sviluppati proprio per collegare in una maniera più efficiente la realtà universitaria alla realtà industriale. Un'altra iniziativa di cui proprio mi è capitato di parlare pochi giorni fa, 15 giorni fa, è il supporto, cioè l'interazione tra mondo accademico e mondo industriale a livello di dottorati di ricerca. Cioè il dottorato di ricerca non deve essere più visto come, diciamo, la naturale prima fase di una collocazione in ambito universitario, sì, ma deve essere visto come la naturale preparazione ad alto livello per la crescita nazionale in senso lato, anche per la crescita industriale. Quindi se si trovassero dei meccanismi di finanziamento congiunto su progetti specifici di borse di dottorato di ricerca, l'università sicuramente avrebbe in un certo senso di che sostentarsi, e poi la ricaduta sarebbe direttamente spendibile in ambito industriale, cioè, certo, per il beneficio di tutti. Certo. E di conserva una domanda la dobbiamo fare anche a una dottoranda, prossimo anno, mi sembra di aver capito. Dottoressa. Ecco, che cosa si aspetta quindi una dottoranda italiana dal sistema Italia? Questa domanda è difficile, nel senso che dal sistema Italia non mi aspetto molto al momento, almeno per come stanno le cose. Io mi chiedo sempre, una volta che finirò il dottorato, che cosa farò? Nel senso che ormai non c'è più la possibilità di continuare a fare ricerca all'interno dell'università avendo un ruolo da ricercatore. Ma mi piacerebbe, questa è una cosa che davvero mi piacerebbe molto, ma ecco, il nostro Stato non la riconosce. L'unica cosa che viene prevista al momento sono delle borse, quindi sono degli assegni di ricerca, sì, che possono essere rinnovati di anno in anno, ma che però non danno nessuna stabilità a uno studente o a una persona che poi vuole anche iniziare a costruirsi una vita. Perché io sì, sono studentessa, ma già vivo da sola, quindi ho bisogno anche di uno stipendio, di qualcosa per vivere, insomma, certo, per fare il mio lavoro. Mi piacerebbe davvero tanto portare avanti questa mia passione, e sono sicura che se il nostro Stato si rendesse conto dell'importanza della ricerca, ci sarebbe un guadagno per tutti quanti. Quindi io spero questo. Spero che in questi 2 anni che mi manca, cambi qualche cosa, prima di diventare dottoressa, cambi qualche cosa.
perché il rischio è quello di disperdere, ad esempio, dei gruppi di lavoro come quello che è stato impostato qui, in quest'area di ricerca. Esatto, perché se si vuole continuare a fare questo tipo di lavoro o si accetta la... compromesso? No, si accetta il compromesso oppure si trova qualche opportunità all'estero, cosa che è già successa, certo, all'interno del nostro gruppo di lavoro, che un ragazzo, un elemento molto forte, Gabriele, ingegner Colosimo, adesso è in Svizzera e quindi la Svizzera si sta prendendo l'investimento che l'Italia ha fatto su di lui. Il che non è una bella notizia. Però è la realtà. Infatti. Beh, io spero che in questi 2 anni effettivamente ci possa essere una svolta. Ottimisticamente direi che ci sono le possibilità. Del resto la crisi è anche una possibilità di svolta. Realisticamente forse dovresti cercare di guardarti un po' attorno. Mi spiace. Però speriamo. Io vi ringrazio molto di questa opportunità che mi avete dato di svelare un po' di retroscena, di backstage all'interno di un'università italiana, e quindi vi auguro buon lavoro. Grazie.